Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornate sul mio canale. In questo video ho deciso di fare per voi un nuovo tutorial di pittura con i colori acrilici per principianti che ha come soggetto protagonista un paesaggio autunnale anche per celebrare i colori di questa stagione. Come sempre, prima di iniziare a dipingere è importante avere tutto a portata di mano. Sistemo la mia postazione da lavoro mettendo un cavalletto da tavolo che mi permette di dipingere in verticale. Dell'acqua per diluire gli acrilici e sciacquare i pennelli. Una tavolozza, io uso un pezzo di plexiglass trasparente. Della carta assorbente o un panno per togliere l'eccesso di colore. E ovviamente dei pennelli e dei colori acrilici. Per questo dipinto ci serviranno un pennello a punta piatta numero 12, un pennello a punta piatta numero 8 e un pennello a punta tonda numero 3. Usando solo questi tre pennelli si può ottenere una vasta gamma di tratti e per rendere questo tutorial più accessibile a tutti ci tenevo a ridurre al massimo i materiali. Per miscelare i colori sto usando una spatolina che è del tutto opzionale. Gli acrilici che sto usando invece sono della linea My Mary, nello specifico bianco titanio, arancio medio, blu oltremare, ocra gialla, terra di siena, verde vescica e rosso permanente medio. Come sempre nella descrizione del video trovate la lista dei materiali che ho utilizzato. Sto dipingendo su un cartoncino telato 30x40 cm, ma si può riprodurre lo stesso dipinto su tela o su foglio adatto per gli acrilici. Come prima cosa voglio tonificare il supporto con un colore di base. Questa è una cosa che faccio spesso per togliere l'impatto visivo della tela bianca. E secondo me è un ottimo aiuto anche per stabilire la temperatura del quadro. Metto dei piccoli sprazzi di colore direttamente dal tubetto al supporto, di blu oltremare e rosso. Mi sposto sulla tavolozza e aggiungo del bianco diluito con l'acqua. Con il pennello a punta piatta numero 12 non faccio altro che riempire tutto il supporto con movimenti decisi del pennello, fino ad ottenere una tonalità cangiante di viola. Aggiungo sulla tavolozza del bianco titanio e una puntina di blu oltremare e sovrappongo questa nuova tonalità nell'estremità alta del supporto. Aggiungo del blu direttamente sul pennello sporco e lo sfumo in basso a seguire dalla tonalità precedente. Torno sulla tavolozza e inserisco della terra di siena, del verde vescica e del bianco titanio. Se la tonalità è troppo chiara, si può correggere aggiungendo altro verde scuro. L'obiettivo è quello di ottenere un marrone scuro con tonalità verdastre. Aggiungo del bianco e lo sporco con una piccola punta del colore appena creato. Applico la tonalità chiara sovrapponendola a quella blu fatta in precedenza. L'obiettivo è quello di creare una sensazione nebbiosa e sognante. Aggiungo del bianco, dell'ocra gialla e una puntina di blu, creando una sorta di grigio caldo.
Metto questa nuova tonalità in basso staccandola dal resto attraverso una linea definita un po' concava, per suggerire la presenza di una strada. Metto sulla tavolozza del rosso e dell'ocra che sporco con la tonalità scura di marrone che ho fatto in precedenza. Aggiungo del bianco per ottenere quasi un colore rosato che ricorda l'incarnato. Con questa tonalità creo delle figure sfocate usando sempre il pennello a punta piatta numero 12. Voglio creare la sensazione di alberi in lontananza sfocati e avvolti nella nebbia. Con il marrone che abbiamo creato in precedenza inizio a definire il paesaggio. Picchietto il colore sul bordo creando un cespuglio e aggiungendo un po' di bianco per creare variazione cromatica. Con la stessa tonalità traccio delle linee grezze per suggerire l'andamento della strada e creare della texture. Aggiungo sulla tavolozza del verde e dell'ocra e inizio a picchiettarlo sul dipinto. Per questo passaggio è importante usare poco colore e un pennello completamente asciutto. Definisco con il verde anche l'angolo del dipinto in basso, alternando con un po' di marrone per creare dimensione. Aggiungo sulla tavolozza del blu oltremare e del bianco. Con questa tonalità schiarisco il fondo della strada per dare l'impressione della lontananza, della famosa prospettiva aerea, dove gli oggetti via via che si allontanano dal punto di vista dello spettatore appaiono appunto più sfocati e chiari. Aggiungo del blu e del bianco e una puntina di ocra per creare un azzurro cielo caldo. Le porzioni sono sempre fatte ad occhio, ma vi assicuro che piano piano capirete come porzionare i vari colori per riuscire ad ottenere la tonalità che ricercate. Ricordatevi che aggiungendo un colore o un altro si può sempre correggere tutto. Metto del bianco accanto per creare una versione più chiara dello stesso colore. Con il pennello a punta piatta numero 8 inserisco la tonalità più chiara al centro del paesaggio per poi scurirla ai bordi del supporto. Aggiungo qualche puntina di blu per creare più movimento tra gli alberi e i cespugli in lontananza. Con il bianco puro e il pennello asciutto schiarisco la zona centrale creando opacità al paesaggio. Ed ecco finito il primo strato del nostro dipinto. Lo sfondo con degli alberi rossastri in lontananza, dei cespugli più vicini allo spettatore e una strada grigia che si schiarisce e si opacizza alla fine. Una volta che tutto è asciutto, possiamo passare ad inserire nuovi strati e nuovi dettagli al paesaggio. Metto sulla tavolozza della terra di Siena del verde e dell'ocra.
aggiungo altro verde per scurire la tonalità. Con questa tonalità e il pennello a punta piatta numero 8 creo delle linee verticali usando il pennello di lato. In questo modo stabilisco la posizione degli alberi. Per suggerire la prospettiva, gli alberi che sono più vicini al punto di vista dello spettatore devono essere più alti e con tronchi più spessi. Con il pennello a punta tonda numero 3 aggiungo dei piccoli rami che si interpongono tra i tronchi portanti. Aggiungo sulla tavolozza del bianco e del blu che sporco con un po' di rosso per creare questa tonalità lilla e dare della texture ai tronchi degli alberi. Aggiungo accanto al marrone dell'arancio e dell'ocra e finalmente ho sulla tavolozza tutti i colori per rendere questo paesaggio un paesaggio autunnale a tutti gli effetti. Prendo il verde chiaro che ho fatto in precedenza e con il pennello numero 8 a punta piatta ben asciutto picchietto il colore nel dipinto per creare dei punti luce e della texture sia nei cespugli che sulla chioma degli alberi. Quello che faccio è semplicemente alternare l'ocra, l'arancio e il marrone per infoltire il tutto e creare dei toni di colore caldi autunnali. Aggiungo anche degli sprazzi di colore arancio sulla strada per dare l'impressione delle foglie cadute. Molte volte vengo contattato su Instagram da persone che si sentono un po' insicure nel seguire i miei tutorial perché non hanno mai dipinto in vita loro o perché sono alle prime armi. Come vi dico sempre anche negli altri miei video, i miei video tutorial di pittura sono rivolti proprio ai principianti perché mi piace l'idea di avvicinare le persone all'arte a prescindere dalla loro esperienza. Purtroppo spesso ci sentiamo sotto pressione e il nostro unico obiettivo è quello di creare cose perfette. Ma non è questo il punto dei miei video. Provate a prendere i miei tutorial come un'esperienza che vi regalate. Nessuno pretende di vedere opere d'arte, nessuno giudicherà i vostri lavori, ma provate a considerare l'esecuzione pittorica anche come un semplice momento per rilassarsi nel creare qualcosa. Secondo me dipingere è un vero e proprio atto d'amore verso noi stessi e questo non dovrebbe essere limitato solo agli artisti professionisti. Sul mio canale potete trovare diverse mie opere fatte con i colori ad olio con soggetti più complicati, ma l'obiettivo di questi tutorial è proprio quello di creare cose semplici alla portata di tutti. Ed ecco finito il nostro dipinto con gli acrilici di un viale autunnale. Spero che questo video tutorial vi sia piaciuto, se volete riprodurre il mio dipinto e volete mostrarmi i vostri risultati, mi raccomando di taggarmi su Instagram. Il link lo trovate come sempre nella descrizione in basso. Se vi va di non perdere nessuno dei miei tutorial futuri e volete supportare il mio lavoro qui su YouTube, non vi dimenticate di iscrivervi al mio canale e lasciare un like. Io vi abbraccio forte e vi auguro di fare tanta buona pittura. Ciao!